Secondo la stampa, Armin Arutyunyan è la modella armena, di origini armene, scelta da Gucci, è di una bellezza, anzi l'effigie della bellezza anticonvenzionale. È addirittura per la stampa una delle 10 modelle più sexy al mondo, lanciata in questo modo. Per quanto mi riguarda, per i miei gusti estetici e canoni estetici, Armin è oggettivamente brutta, anzi, molto, molto brutta. Indipendentemente dalla mia idea, questa è un'ipotesi condivisa da moltissimi altri come me, persone che non si ritrovano nei canoni estetici che Gucci vuole far passare. Nello stesso discorso, peraltro, possiamo applicarlo a Yari Jones, la modella plus size di colori, che è stata la faccia, il volto della campagna nuova di Calvin Klein durante il Pride. Non è di parlare di bellezza, se dovessimo parlare di bellezza probabilmente dovremmo iniziare da un saggio del 1949, The Second Sex, famosissimo in realtà, di Simone de Beauvoir, che è pubblicato a Parigi, dice che la donna non è nata donna, non c'è nessun modo in cui una donna dovrebbe essere, nessuna femminilità data per scontata, nessun ideale al quale la donna debba conformarsi. Le regole sociali ci impongono una visione della donna specifica, che però cambia nel tempo. Simone de Beauvoir è convinta, in realtà, che si può e si deve lottare contro questa visione e che le donne siano libere di rifiutare gli stereotipi maschili sulla femminilità. Non sono mai stato molto legato a questa definizione, soprattutto all'idea del fenomeno maschile, della visione maschile della femminilità. Però ho detto mille volte, la realtà è un oggetto socialmente negoziato. Decidiamo come collettività quale è la realtà a cui vogliamo aderire. Tra queste cose della realtà vi è il canone di bellezza, che cambia infatti molto. Gli uomini ne sono soggetti a questa costruzione di senso e di significato tanto quanto le donne. Ed è un significato che cambia nella storia. Basta vedere l'ideale romano, che era quello legato, diremmo oggi, a delle plus size. Ma in questo oggetto socialmente negoziato le culture cambiano. Guardate i colli lunghi delle donne in Myanmar, gli orecchini o i lobi aperti, anche solo i tatuaggi, che adesso sono per tante persone sinonimo di bellezza, io sono tra quello, per altre invece sinonimo di volgarità, ancora legati a un altro tipo di stereotipo. Tutto questo fa parte degli studi, dei gender studies, che non è quello di cui voglio parlarvi oggi. Quello di cui voglio parlarvi oggi è della campagna mediatica per stravolgere il concetto di bellezza e del perché non può funzionare e ovviamente non ha funzionato. Ciao internet. Il discorso relativo al purpose marketing sta cambiando come le aziende stanno interpretando il concetto di bellezza. È abbastanza scontato, si nota particolarmente come si stia cercando di approntare un nuovo ideale al concetto di base della bellezza secondo i canoni estetici tradizionali. Che si parli di inclusione, diversity, body positivity, che proviamo ad usare eufemismi come diversamente bella o di una bellezza particolare, l'intento con cui ci si muovono le varie aziende è nobile, è da rispettare. Quello di una inclusione più grande. Il problema è la modalità con cui questo viene interpretato e realizzato nella realtà. La modalità che ci viene proposta in questo caso, come quello in realtà della Jones, è una differenza spinta, una imposizione di una differenza, una imposizione di un nuovo modello. Questa è da oggi una delle 10 modelle più sexy al mondo, che non è molto dissimile in realtà alla discriminazione iniziale che viene fatta. Cosa pensi non va più bene? L'idea che tu hai di quello che è la bellezza, secondo i canoni, non va più bene. Ma devi pensare in questo modo nuovo. Devi cambiare il tuo punto di vista, devi pensarla diversamente da adesso, subito. Se no sei un porco, un maschilista, un intollerante, un razzista, un omofobo. Il concetto che non può funzionare, e vi spiego anche perché. Perché stai cercando di imporre dal giorno zero il concetto di invece che il concetto di anche, molto differente. Se devo essere sincero, l'unica cosa che mi lascia un po' così è vedere come tutti si siano scandalizzati quando una buona parte degli utenti della rete si sono scagliati contro la figura di Armin e quell'ideale di bellezza.
dai red pill, quindi i maschilisti, i misogeni, fino alle altre donne. E la cosa che mi ha fatto riflettere è proprio come ci si poteva mai, non so, dipingere uno scenario in cui questo non sarebbe successo. È successo in ambedue i casi, ovviamente. Perché? Perché non è possibile modificare le percezioni. Ho un'azienda che fa quello, che modifica le percezioni delle persone. Quindi so che è possibile farlo, ma non in quel modo. Non con lo shock culturale, non con il proporre dall'alto un nuovo ideale. Perché soprattutto in questo periodo storico di grandissime polarizzazioni, cioè di persone che vedono in ogni cosa un fattore divisivo che porta a narrazioni completamente diverse, non in questo momento, questo tipo di proposizione, questo shock culturale, può essere utile in nessun modo. Come si può modificare quindi? Cosa avrebbe fatto Matteo? Avrebbe non insistito su un qualcosa che a questo punto diventa, l'abbiamo capito, no? Un ideale politicizzato, i perbenisti da un lato che voglio spingere, l'ideale, dall'altra parte la famiglia tradizionale, l'idea dell'integrazione ad ogni costo, bla bla bla, ma operando, come spesso si fa, nella parte di value strategy, di strategie basate sul valore, una scelta a maggior valore, dare cioè una nuova opportunità. E parlando di strategie valoriali, di value strategy, è proprio questo che ci dovrebbe insegnare questo esempio come tanti altri. Esistono dei valori che sono definiti normalmente core values, dei valori fondanti, dei valori su cui io baso quasi tutto quello che mi circonda, la valutazione del mondo che mi circonda. Tra questi c'è il canone di bellezza. Da due le parti, uomini e donne. Gli uomini perché hanno un investimento emotivo su quell'idea di bellezza. Le donne perché hanno un investimento identitario nel cercare di appartenere a quell'ideale preciso di bellezza. Se tocchi i core value, devi essere pronto al fatto che la gente reagisca molto male. Se cerchi di spegnere un core value o di modificarlo in modalità top down, in modalità imperativa, se cerchi di obbligare le persone a cambiare i propri core values, le proprie valori fondanti, quello che ottieni è quasi mai il risultato che ti aspetti. E cosa ottieni? Ottieni violenza. Provo a spiegarlo meglio. Se io prendo uno dei valori fondanti e a un certo punto lo cancello e ti dico non devi pensare questa cosa qui, perché quello giusto è quest'altro, ottengo nella persona che mi sta ascoltando per prima cosa confusione. Quello che prima era una certezza diventa un'incertezza. Dove c'è confusione c'è paura. La paura di non sapersi adattare, la paura di non sapersi adattare a un nuovo tipo di narrazione. Dove c'è la paura, la risposta è violenta. Perché dove io ho paura reagisco con violenza a questo tipo di sollecitazione. La comunicazione discordante genera confusione, la confusione genera paura, la paura genera violenza. Tutto qui. Come si procede in questo modo? Non legandomi all'idea del invece, devi pensare questo invece che qualcun altro, qualcos'altro, ma all'anche. Può essere così, ma può essere anche così. E quindi l'errore dov'è stato? Perché un errore c'è stato. Obiettivamente, questa levata di scudi contro questi ideali di bellezza, questi continui attacchi contro la modella sono sbagliati, sono un errore strategico non indifferente fatto da chi ha concepito l'intera campagna. L'errore è sempre stato lì, ne abbiamo parlato 2 secondi fa, invece al posto di anche. Il voler sostituire di botto un valore, questa è la nuova bellezza, fatene una ragione, con l'idea invece di dire c'è anche questo tipo di bellezza. Avrei giocato molto più sull'anche, affiancare un ideale differente a quello che può essere un'idea. Bene lo shock da un certo punto di vista? Boh, ha fatto parlare, ma in questo contesto storico, come dicevo, il creare divisioni, il dare shock non fa nient'altro che esacerbare gli animi, ed esacerbare gli animi significa violenza a frotte, significa comunicazione ostile, come viene spesso chiamato. Avrei evitato di radicalizzare ulteriormente le posizioni, avrei evitato di dare a tutte e due i fronti la possibilità di attaccare gli altri, avrei dato
la possibilità di pensare che c'è anche questo tipo di bellezza. Perché mettere in crisi un valore fondante, una core value, non è quasi mai, anzi, non è mai una strategia vincente. È una strategia vincente dove tu togli un'affezione valoriale e proporre un nuovo tipo di sensibilità, proporre un nuovo tipo di valore, dare la possibilità ad altri di capire che c'è anche quello e di giocare in addizione. Quello è bello, prova a pensare che forse anche questo è bello. E raramente creare l'ostilità serve, perché raramente, se non mai, riesce a fare cambiare opinione alle persone arrabbiate o spaventate. Tutto qui. E voi cosa ne pensate? Me lo raccontate? Sono curioso di sapere un po' la vostra opinione su questo tipo di campagna. Io sono Matteo Flora e vi parlo di algoritmi e regole che governano macchine ed umani sui social. Mi trovate su YouTube, Facebook, sul podcast, su Telegram, sulla newsletter. Trovate tutti gli indirizzi al sito www.matteoflora.com. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Quello è quello che succede quando io provo a cancellare un valore e state parati.